Ciao ragazze, buongiorno a tutte. Oggi vi presenterò le Maru Box. All'interno di queste scatole cosa trovate? Dei materiali che abbiamo selezionato noi per voi, misti, dove su alcune Maru Box potrete trovare anche dei kit particolari, nel senso che noi nel momento in cui andiamo a fare la Maru Box mettiamo del materiale dove poi vediamo dietro un kit, ma la loro apertura voi potete vederci un altro kit oppure utilizzare il materiale per farci altre cose. Oggi parleremo in particolare del kit delle creative. Dicevo che le Maru Box sono di tre misure. Avete la busta più piccolina amatoriale, avete la scatola intermedia bellissima e molto resistente, quindi la potete utilizzare poi per riporre le vostre cose, che è l'esperta, ed infine la professionale, che è una scatola più grande, eccola qua, con il coperchio, anche questa molto resistente, quindi anche questa la potete utilizzare proprio per riporre poi le vostre cose. Possono diventare tutte e due le scatole un bellissimo articolo regalo se mettete poi un bel nastro come questo qua. Queste Maru Box sono tutte scontate, ve le faccio vedere un attimo e poi vi faccio vedere all'interno che cosa potete trovare e che cosa possiamo decidere insieme di metterci in base alle vostre esigenze, poi ve le spiego man mano. Quindi avete, come dicevo prima, sono scontate, l'amatoriale 19,80 € invece di 22, l'esperta 39,60 € invece di 44 e la professionale 69,30 € invece di 77. Questo è quello che riguarda il kit delle creative. Poi se andate anche nel nostro sito www.lineamerceria.it potete vedere tutte le altre Maru Box che sono tematiche, quindi parliamo della Maru Box solo nastri nelle tre misure, la Maru Box natalizia, la Maru Box per il bimbo e la bimba, quindi ce ne sono veramente di tanti tipi. Adesso vi spiego questo kit delle creative, vi faccio vedere un po' di cosine che potete trovare all'interno. Come dicevo prima, o decidiamo noi e voi ci date soltanto l'input e ci dite: guarda Marusca, è una creativa alle prime armi e quindi mettiamo dentro proprio materiale basilare, oppure una creativa che già ha qualcosa in casa e decidiamo insieme che cosa metterci. Possiamo, come in questo caso, metterci, se è un'appassionata di ferri e uncinetto, metterci diversi ferri, metterci diverse misure di uncinetti, e in quel caso possiamo abbinarci anche ad esempio una lana oppure un cotone. Quindi questi, io sono presi solo due, ma considerate che partiamo da una misura che è il 2, che è il più piccolo, e arriviamo fino a una misura che è il 15, quindi veramente grande. Anzi, ne abbiamo anche uno grandissimo di ferro che serve per lavorare il tubolare o la lana grandissima, che va lavorata anche con le mani, quindi per farvi capire la grandezza del ferro. Oppure degli uncinetti, anche qui partiamo dal più piccolo, che è uno 0,5, quindi proprio finissimo, per arrivare a una misura che è il 15, da lavorare anche con le fettucce. Possiamo metterci all'interno aghi misti, questi sono divisi ad esempio per numerazione e per tipo di ago, quindi abbiamo un ago con la cruna allungata e un ago con la cruna arrotondata. Una cartina meravigliosa, veramente meravigliosa, che è questa, dove ci sono tutti i numeri, tutti i tipi di aghi. Se non le volete mettere all'interno della Maru Box, potete contattarmi al numero WhatsApp 328-788-3018 per richiedermi i singoli articoli. Passiamo ad esempio ad una colla. La classica Gutermann, la Super Block per tessuti, poi abbiamo anche la colla che si può utilizzare per il polistirolo e quindi che non mangia il polistirolo. Passiamo alle penne, quindi penne cancellabili, evanescenti, altra
materiale prodotto che una creativa deve sempre avere con sé. Questa è una penna veramente splendida con il suo ricambio di colla, molte di voi già la conoscono e è veramente meravigliosa, quindi questa è una colla a penna, si passa sul tessuto e si passa sotto la macchina, quindi serve soltanto per tenere fermi due tessuti nel momento in cui uno va a cucire, soprattutto ad esempio se si cuce il velluto. Altro tipo di spillo, io adesso ve ne ho presi un po', così perché dovrei tirarvi fuori tutto quello che c'è all'interno dei cassetti e le cose sono veramente tante. Spille che servono sempre per cucire a macchina sono un po' più lunghe delle spille classiche e hanno una testina piatta colorata proprio per vederle e quindi per non rischiare di andare a finire con la spilla sotto l'ago della macchina da cucire. Mollette di diverse misure per tenere fermi i vostri tessuti, anche queste comodissime in due misure, quindi la piccola e la grande. Poi se andiamo invece a trattare un tessuto, quindi per chi fa patchwork, chi deve fare dei tagli piccolini, abbiamo il tappeto, che è un'altra cosa che si può mettere all'interno della Maru Box, il tappeto da taglio, questa è una misura e ci sono anche quelli più grandi, ma questa qua già è molto comoda, la riga e le varie taglierine, eccole qui, quindi la classica, la taglierina questa qui con tre tipi di lame, oppure la singola lama di ricambio, quindi uno può mettere una taglierina e abbinarci vicino anche una lama per il ricambio. Un'altra cosa importantissima per chi tratta tessuti e non solo, chi tratta anche la telina biadesiva quando va a accoppiare due tessuti insieme, il ferro mignon portatile, super comodo e scalda veramente tanto nonostante è piccolo, perché considerate che misura circa 14 cm, 15 cm, ma si può utilizzare anche come ferro da viaggio. Anche questo comodissimo che non può mancare per le creative. Se invece parliamo di una creativa che si occupa più di hobbistica, andiamo su il nastrarte in due misure, attrezzino comodissimo per fare i fiocchi, quattro misure qui in quello piccolo e quattro in quello più grande. L'acconciamoci, eccoli qua, i due attrezzini per fare con la lana i capelli delle bambole, come questo, guardate, è proprio marcato Federica Country Creation, quindi è quello che utilizza Federica. I bulini, che ho preso in questo momento soltanto il bulino più grande con il tappetino per modellare con la telina biadesiva i fiori, lo vedete benissimo anche in questo dépliant qui dietro. Abbiamo poi i bulini nella misura più piccolina che invece servono per disegnare gli occhi. Potete metterci all'interno come attrezzo prodotto per le creative classico anche i colori acrilici per pitturare gli occhi e i visi. Un'altra cosa che non deve mancare o se la dovete cambiare, la pistola per la colla a caldo. Io mi trovo benissimo con questa qua della Sizzix con le rispettive cartucce della colla, quindi si possono anche abbinare le due cose. Vi avevo parlato dei colori acrilici e ci siamo spostati in questo angolo del negozio e nel frattempo ho trovato altri prodotti che possono interessare alle creative, che sono gli aghi lunghissimi per le bambole e un portapistola, eccolo qua, per la colla a caldo, dove potete mettere qui all'interno proprio le cartucce della vostra pistola. Quindi ho trovato altri due attrezzini molto molto comodi. Vi dicevo, classico, che può essere considerato come materiale continuativo per una creativa, possono essere i colori acrilici e questi sono tutti i colori acrilici disponibili. Colori acrilici in tre colori
utilizzati per fare i visi delle bambole, quindi il color carne, il nero e il bianco, eccolo qua. Poi altra cosa, pennarelli sempre per sfumare con due punte, punta fina e punta grande, per sfumare ad esempio i vostri fiori. Per sfumare i vostri fiori potete utilizzare anche il Memento e il Versa Magic. Anche questo può essere utilizzato come prodotto classico per una creativa, quindi Versa Magic Memento con i vari tamponcini, eccoli qua, che anche questi fanno comodissimo, tubetti con glitter già con la colla, poi possiamo avere una colla spray utilizzata tantissimo a Natale per trasformare ad esempio la vostra botanica da botanica primaverile a botanica invernale, quindi spruzzando sopra la botanica questa colla e mettendoci sopra i brillantini. Poi qua abbiamo invece un fissatore per inamidare i vostri tessuti, quindi per indurire i vostri tessuti. Abbiamo la neve, quella gesso, quindi chi fa lavoretti per Natale possiamo metterci all'interno anche una cosa del genere. Quindi di prodotti ce ne sono veramente veramente tanti. E quindi datevi voi un'idea, pensate già al vostro regalo, che può essere un regalo per il compleanno e perché no anche al regalo del Natale. Quindi ci possiamo sentire, il numero WhatsApp, il numero di telefono è il 328-788-3018 per tutti i consigli. Ciao e alla prossima!